La prima domanda era, vediamo se ho seguito, però mi mettete in difficoltà, guarda che siete veramente delle canaglie. No, la domanda della riepilogo è bellissima. La prima domanda era... Lavora alla mensa per i poveri con quel tipo di sensibilità, poi va in giro a spaccare i parabrezza con la mensa alla festa. Il signore diceva, è una cosa che funziona ma stride. No, non è vero che stride, funziona perché è vera, funziona perché in un carattere non c'è soltanto un mood, non c'è soltanto uno stato d'animo, perché quella stessa persona può avere una giovialità che dimostra la mensa con quegli anziani che lei fa per lavoro, perché è un lavoro che a lei non piace, perché la paga non lo fa così per essere generosa, attenzione, non è la mensa dei poveri, è la mensa degli anziani in un ospizio dove viene pagata per fare quel mestiere, perché lei deve lavorare per vivere come tutti quanti. E quindi ha un buon rapporto con una persona che riesce a essere gradevole anche, e così la volevamo rappresentare noi sul lavoro. E poi però nel rapporto con gli altri è molto cruda, perché tante persone sono così, e non necessariamente di quel ceto sociale, sicuramente in quel ceto sociale, in quelle condizioni di vita, beh, insomma, puoi essere un po' più incazzato, diciamo, come diceva Odrano il Marchese del Grillo, e quindi si muove in quel tessuto, perciò è per quello che è naturale. Le ho viste le persone che ho raccontato, la persona che ho raccontato, come dicevo prima, no? È la somma di tante donne che ho conosciuto, che hanno proprio esattamente questo modo di vivono questa contraddizione, però non è una contraddizione, ognuno di noi, no? È l'ambiguità che c'è in ognuno, proprio c'è in ognuno di noi. E come riesco a mimetizzarmi? Sono bipolare, ho questa cosa, e quindi facilità. Sui teatri apprezzo la sua teoria, in realtà il contadino la terra se la deve comprare, cioè nel Far West no, ma adesso se la deve comprare, la terra la deve affittare, la deve, per lavorarla. Che ci siano luoghi culturali accessibili a tutti è una grande, come dire, una grande dimostrazione di civiltà. Ci sono luoghi dove si può fare cultura. Per esempio a casa c'è un posto, a Roma c'è un posto che si chiama la Casa Internazionale delle Donne, è un posto dove si fa cultura e dove ci sono, dove si fornisce assistenza psicologica, c'è un centro antiviolenza, c'è assistenza per tutte le donne, di tutte le etnie e in tutte le condizioni, diciamo così, di tutte le condizioni sociali, le appartenenze. E chiaramente dà assistenza a chi evidentemente non ce la fa, no? Ad averlo, ad andare a chiedere altrove. Questo posto peraltro sta chiudendo perché c'è uno strano... Brava a dirlo, perché purtroppo stanno chiudendo tutti i posti di questo tipo. Il Comune di Roma è stato invitato più volte, abbiamo fatto molto per tenere questo luogo aperto, ed è bene che i luoghi così restino aperti perché forniscono un aiuto concreto, e in più siamo andati molti a fare degli spettacoli lì gratuiti, se noi siamo andati gratuitamente lo possiamo fare, lo abbiamo fatto volentieri. Ed era insomma una cosa molto piacevole, quindi è bene che ci siano questi spazi, ma è bene che un teatro come questo teatro è un patrimonio e va mantenuto, per mantenerlo ci vogliono dei soldi, quindi è bene, credo sia giusto che si paghi un biglietto per tutte le persone che lavorano, altrimenti i tecnici non potrebbero percepire lo stipendio. A volte quando si va a teatro dicono vabbè dai, ma tanto tu sei là, ci sono dei biglietti per la musica, per il teatro, datevi i biglietti, la gente vuole i biglietti gratuiti. E dietro ci sono tecnici che hanno delle famiglie, che fanno questo mestiere, che hanno una competenza specifica. Questo è un lavoro, non è un passatempo. Uno pensa, beh, voi fate questo, non è un passatempo, è il nostro lavoro. Si lavora nel mondo della cultura, si fa cultura, si prova, poi se una persona non gradisce non torna. Però certi luoghi vanno mantenuti, le compagnie teatrali vanno mantenute le persone che scrivono i testi, che fanno teatro contemporaneo, che magari raccontano cosa sta accadendo e che fanno lo stesso lavoro che dicevo prima, no? Che stiamo magari cercando di fare da col cinema, se non si può fare a teatro, con delle platee che stanno lì ad ascoltarti, magari in platea c'è uno che ha 11 anni e che non voleva perché i genitori l'hanno trascinato lì, e c'è un'illuminazione, farà una cosa importante nella vita perché è legata a un tema contemporaneo che quella persona ha potuto raccontare perché ha avuto un lavoro che gli ha permesso di farlo. Allora secondo me
va bene che ci siano dei luoghi che permettano un accesso alla cultura gratuito, ma è necessario che invece i luoghi vengano, i luoghi importanti, storici, ma anche non come questi, vengano mantenuti con l'aiuto dello Stato, ma anche con uno sbigliettamento, con le persone che scelgono di andare, di spendere un episodio non per una pizza quella sera, ma per andare a vedere qualcosa di bello in una città. Questo è il mio primo.